tra le due tifoserie, probabilmente tra le società. No, è normale, saremmo degli ipocriti se dicessimo che è una partita come le altre. Sarei un bugiardo io. Io di derby ne ho fatti tantissimi. Da piccolo sono stato tifoso, quindi conosco i valori, i sentimenti. È una partita particolare. Io l'ho detto ai ragazzi che questa è una partita che va al di fuori del campionato, esula dal campionato. È una partita fuori campionato, come tutti i derby, non solo Siena-Arezzo, come Genoa-Sampdoria, come Roma-Lazio, che manco a farla apposta si gioca domenica. Loro sicuramente verranno motivatissimi, come giusto che sia, perché vogliono in certi modi salvare un campionato che per tanti versi per loro le aspettative erano totalmente diverse. Noi abbiamo ipotecato il nostro obiettivo con tante giornate d'anticipo, quindi i ragazzi sono stati splendidi, sono stati bravissimi, siamo stati bravi tutti, però questa è una partita particolare che ha un valore, un fascino particolare. Io ho spinto i ragazzi fino all'inverosimile, ma loro sono ragazzi intelligenti, lo sanno. Questa è una partita che noi lo dobbiamo all'Arezzo, lo dobbiamo al popolo, lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci hanno sempre seguiti e noi questa è una partita che dobbiamo vincere, lo dobbiamo fare. Vincere questa partita significherebbe enfatizzare il nostro campionato, questo l'ho detto anche ai ragazzi. Sicuramente non sarà facile perché loro sono una buona squadra, su questo non c'è ombra di dubbio. È vero che hanno fatto male, però sai, quando ci sono delle motivazioni alte si cancella tutto. Questo cosa vuol dire? Che noi dovremo andare in campo e chi va in campo inizialmente dovrà assumersi delle responsabilità notevoli. Io mi assumo le responsabilità di scegliere chi va in campo e quindi è una responsabilità notevole la mia. E chi va in campo dovrà far sì che le mie responsabilità abbiano un senso. Quindi non mollare di un centimetro su ogni palla, aggredire sempre, giocare di squadra, non buttando la palla. E cercando di regalare un sogno a questa città, perché ce lo dobbiamo, noi ce la metteremo tutta, prepareremo al meglio ogni cosa e poi speriamo che il campo ci dia ragione. Mendicino ha avuto problemi alla schiena, mister, davanti tocca a Defendi e Bentancur domenica. No, non ho deciso assolutamente, anche perché Ettore ha avuto un problema derivante dai campi di allenamento che li cambiamo soventemente perché in questo periodo sono duri. Magari quando pioveva erano molto più morbidi. L'abbiamo preservato ieri d'accordo con lo staff medico, penso che lui dovrebbe recuperare. Poi queste sono partite dove io scelgo non tanto l'aspetto tecnico, io scelgo l'aspetto interpretativo. Voglio vedere occhi di tigre, voglio vedere il sangue alla bocca, sicuramente in senso metaforico, però è una partita che io probabilmente ci tengo a vincere più dei tifosi, quindi manderò in campo chi mi darà queste garanzie. Mister, il presidente Ferretti sul Corriere di Arezzo aveva detto che vi rivedete alla fine del campionato, gli aveva esposto il suo programma e aveva detto se ha intenzione di salire sulla nostra barca, bene, altrimenti vedremo quello che succederà. Come risponde? Ma quello che ha detto il presidente è giusto, cioè, noi abbiamo fatto 2 anni, penso, meravigliosi. E adesso le mie energie fisiche, mentali, sono tutte prodotte a finire questo campionato alla grande. Poi alla fine ci vedremo e stabiliremo. Io ho un altro anno di contratto con l'Arezzo che voglio onorare. Penso di aver dimostrato in questi 2 anni, oltre il valore del tecnico, grandissimo valore umano. Chiedo venia, forse è la prima volta che lo dico. Aver dimostrato sofferenza fisica, morale, non aver mai saltato un allenamento, anche quando non ero in condizioni di poterlo fare. Col Presidente io ho avuto un grande rapporto e quindi sicuramente ci vedremo, come giusto che sia, come ha detto lui, alla fine del campionato e valuteremo. Sicuramente sarà una scelta della società, perché io ho un altro anno di contratto e sarei fiero e orgoglioso di poter essere su questa panchina per 3 anni dove tranne Serse non è resistito nessuno. Quindi penso di aver battuto già un piccolo record. Se il Presidente lo dovesse ritenere opportuno, io ne sarò fiero e orgoglioso. Se il Presidente, la società, come giusto che sia, dopo 2 anni avranno delle idee diverse, io le accetterò e rimarrò sempre grato al dottor Ferretti e felice e innamorato pazzo di questa piazza. Mister, in conferenza stampa ha detto, ha riutilizzato il termine al limite dello strapazzo, Sì, tornando a parlare della sì. partita con il Siena, e ha detto che se qualche giocatore lo vede che
che cammina più che correre in mezzo al campo, che cosa succede? No, i miei giocatori non camminano, si sono sempre strapazzati. Ho detto che sicuramente io mi assumerò delle responsabilità perché per me questa è una partita determinante. Vi spiego il motivo. Io sono arrivato in questa piazza, faccio un po' di dietrologia leopardiana, di alto sentimentalismo portato forse ad alto romanticismo. Spero di non aver errato il lessico e la concatenazione dell'aspetto filosofico di ciò che voglio dire. Sono arrivato con qualche perplessità, per non usare qualche aggettivo, e poi sono stato amato e sono stato idolatrato. E quindi questo in me ha fatto accrescere sempre più responsabilità di poter trasmettere quotidianamente sul lavoro e sul campo. Io so quando la gente tenga questa partita e io non dormo la notte perché io voglio far felice questa gente affinché si vinca questa partita. Ed è normale che io mi assumo delle responsabilità mostruose. Da chi dovrà interpretare questa partita? Loro me lo dovranno a me, perché altrimenti sarà un mio fallimento. Ho detto che se qualcuno dovesse non lottare su ogni palla o dovesse perdere 5 centimetri, probabilmente fino alla fine del campionato non giocherà più. Mister, le chiedo se c'è stato un confronto in settimana con Tremolato e Mendicino riguardo la questione tattica, no? Che avevano sollevato a Lucca, è un Arezzo che se giocasse con il baricentro un po' più alto magari segnerebbe di più e le punte farebbero meno fatica nel lavoro sporco. Ecco, c'è stato questo confronto, cosa vi siete Ma detti? sono due bravi ragazzi, dai. Penso che non volevano dire questo, che voglio rispondere. C'ho tanti anni di esperienza, non posso rispondere altrimenti gli voglio troppo bene che devo rispondere. Io penso che il giocatore deve fare il giocatore, come l'allenatore deve fare l'allenatore, la società deve fare la società. E poi mi penso che era forse una delle partite meno opportune, non so, 30 metri più avanti, gliel'ho detto anche a Ettore, probabilmente li dovevamo andare a prendere in curva. 30 metri più avanti dovevamo andare a giocare in curva. No? Pensiamo al Siena, sono due ragazzi intelligenti, due giocatori forti che sicuramente in quel momento volevano dire altre cose. Le chiedo un'ultima cosa su Cori, mister, che torna il grande ex, rifarebbe quell'operazione di mercato a distanza di tempo? Ma riferei, io Cori gli ho voluto bene e gli voglio bene. Per me è un giocatore importante che io ho voluto fortissimamente. Voi sapete benissimo perché Cori è andato via, quindi purtroppo noi abbiamo una strategia filosofica che a volte può essere errata e molte volte può essere fatta bene. Sicuramente Mendicino non si trovava bene a Siena, il Siena lo voleva dar via, Cori si trovava benissimo, chiedo venia, ad Arezzo, e l'Arezzo lo voleva dare via. Quindi secondo me è stato il bene di tutte e due le società e tutte e due il bene di tutti e due i giocatori, che per me sono due ottimi calciatori, ma soprattutto due ottimi ragazzi.